piazzale Michelangelo per questa grande manifestazione che ci sarà oggi a Firenze contro la direttiva Bolkestein applicata agli ambulanti, che è un gravissimo errore che è stato fatto dal governo italiano in sede di applicazione della direttiva. Vediamo che gli ambulanti siano estromessi da questa direttiva. Noi abbiamo presentato una proposta di legge che prevede appunto l'estromissione della categoria degli ambulanti della direttiva Bolkestein e il fatto che le società di capitale non possono partecipare al bando per queste licenze. La direttiva Bolkestein parla di risorse naturali limitate, mentre queste licenze parlano di area pubblica. Non è possibile comparare le risorse naturali limitate all'area pubblica dove gli ambulanti lavorano tutti i giorni. Quindi fuori dalla Bolkestein. Il nostro essere qui non è casuale, l'atto che presenteremo entro fine mese è un atto che vada in qualche modo a spingere il governo nel far pressioni su Bruxelles affinché si stralci completamente la parte degli ambulanti dalla direttiva Bolkestein. Già di per sé la direttiva Bolkestein è molto discussa e dibattuta, riteniamo che la questione legata agli ambulanti sia proprio l'ultimo degli atti che in qualche modo va a mettere in discussione un intero settore. Abbiamo fatto di tutto, abbiamo presentato mozioni regionali, la mozione che abbiamo presentato in Toscana è stata presentata in tutta Italia, mozioni comunali, al nazionale IVA, stiamo facendo veramente tutto e non guardiamo il fanno, ci vogliamo mettere un cappello politico. Chiunque dalla nostra parte è benvenuto, deve solo alzare la mano e dire sono dei vostri, sottoscritto. Noi abbiamo presentato una proposta di legge semplicissima, chiediamo all'articolo 1 l'uscita degli ambulanti dalla direttiva Bolkestein e l'esclusione delle società di capitale per i bandi, non possono partecipare, devono essere solo ditte individuali. Questa è la richiesta che facciamo, e noi abbiamo fatto questa proposta di legge, basta approvarla e gli ambulanti possono uscire dalla direttiva. Solo l'Italia e la Spagna li hanno inseriti e questo è inammissibile. Sapete che su di noi ci potete contare, il dialogo è sempre aperto e credo che tutte le cose che sono state dette precedentemente siano più che sufficienti per risolvere un problema che altrimenti costringerebbe tutto il vostro settore a essere messo ad alto rischio. Continuate mai un passo indietro.